3, 2, 1, via. Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brokerage Est e l'amico partner Vincenzo Ferrari. Buongiorno a tutti. Siamo qui alla nostra terza rassegna stampa russa in italiano che ci permette di comunicarvi ciò che avviene in Russia che spesso viene trascurato dai media internazionali. Vincenzo, cos'è da dire? Sì, vogliamo segnalare un'intervista sulla prestigiosa della rivista economica RBK a un imprenditore nel settore dei giocattoli, Alexei Zuyev, che il cui modello di business non mutua dalle grandi università di marketing americane o da semplici investimenti a pioggia, bensì somiglia molto di più al nostro buon vecchio tradizionale sistema italiano del negozio di famiglia. Infatti Zuyev nel 99, acquisendo un negozio di giocattoli, si è poi espanso piano piano, arrivando a 184 punti vendita, tutti di proprietà, con una lotta quotidiana per il servizio e per la qualità, arrivando a essere la seconda catena a livello nazionale russo. Parliamo di Karablik, che è qui molto famosa. La prima catena nazionale è Detskij Mir, già presente in epoca sovietica. Sempre nel mondo dei giocattoli, comunque dei giochi, parliamo della rete, della catena Quantorium, di parchi tecnologici che sono visti qui in Russia come un utile apprendimento extrascolastico, un approccio che interessa i ragazzi alle materie scientifiche su applicazioni teoriche e pratiche ed è visto con grande favore qui in Russia. Altro argomento di cui ci siamo già occupati è la cosiddetta deoffshorizzazione, cioè il rientro dei capitali in Russia dai paradisi fiscali, che è andato un'operazione varata dal governo russo l'anno scorso, che ha avuto buon successo e che è andata a toccare adesso i produttori, il maggiore produttore di sale, la Rossoil, che ha 3 impianti produttivi, uno nella Russia del Sud ad Astrakhan, uno sugli Urali a Orenburg e uno in Siberia a Irkutsk. Quindi questi capitali che erano deviati nei paradisi fiscali stanno piano piano rientrando, operazione che ha coinvolto anche il nome noto anche in Europa di Roman Abramovich, il quale ha riportato sotto la giurisdizione fiscale russa il suo 24% del pacchetto azionario del primo canale statale, che è il PRV canale. E adesso Domenico, invece tu cosa ci vuoi raccontare? Ma io vi parlo del mio tema preferito, quindi la produzione alimentare. Vediamo come la Russia in questi ultimi 3 anni, quindi dopo aver subito il crollo del rublo, le sanzioni, le controsanzioni, vediamo come la Russia abbia sfruttato a suo vantaggio questi duri colpi a livello economico. Vediamo come la Russia abbia aumentato le proprie esportazioni di prodotti alimentari, in particolar modo verso la Cina, che è diventato il primo importatore di grano, olio di semi e anche di pesce. A tal riguardo ci sono 2 grosse aziende produttrici di pesce in Russia che hanno così ironicamente detto di aver acceso un cero all'ex presidente degli Stati Uniti d'America, perché le sanzioni e le controsanzioni hanno permesso una crescita esponenziale dei loro prodotti, tant'è che uno di questi 2 proprietari di azienda è entrato nell'elenco dei miliardari russi. Quindi vediamo come la Russia abbia utilizzato a suo vantaggio in maniera importante questo embargo, queste sanzioni e le cosiddette controsanzioni. Dopo la Cina, i maggiori importatori di prodotti alimentari sono Corea del Sud, Kazakhstan, Turchia e Egitto. Per quanto riguarda l'esportazione di prodotti alimentari russi, personalmente ho visto alle fiere Aluga, Sian, ICM, quindi grosse fiere internazionali, sempre maggiore presenza di produttori russi e dell'ex blocco sovietico. Parlando con loro confermavano appunto questo trend positivo di vendita dei loro prodotti. Ovviamente non parliamo di grossissimi volumi, ma una presenza sempre costante, presenza che aumenta. E per quanto riguarda l'esportazione, vediamo come negli ultimi 3 anni l'importazione di fiori sia praticamente dimezzata, mentre l'esportazione di fiori dalla Russia si è quadruplicata. Quindi in questo contesto che vede demonizzare la Russia stessa cerca di sfruttare, e ci riesce, questa situazione a proprio vantaggio. Quindi aumentano le proprie esportazioni diversificando, quindi non parliamo solo di petrolio e di gas, ovviamente non parliamo di grossissimi volumi, il PIL viene sempre basato sempre su oil and gas, però c'è una differenziazione dell'esportazione che ci fa ben sperare su una diversificazione del settore produttivo russo. Noi vi ringraziamo per continuare ad ascoltarci, riceviamo spesso dei messaggi di auguri di poter continuare sempre in questa attività che noi facciamo per hobby e per spirito, di servire la verità, di dirvi tutto ciò che spesso la stampa internazionale trascura. Quindi se questo video vi è piaciuto, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale per poter essere aggiornati, condividetelo con i vostri amici e noi vi salutiamo.
Arrivederci, mettete anche un commento di qualunque tipo di video. Grazie ancora da Sidania. Arrivederci.